I lavori per la realizzazione del nuovo porto riprenderanno a breve. La rassicurazione arriva direttamente dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, che al TG8 chiarisce i motivi dei lavori momentaneamente sospesi, ma che, come rivelato anche dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che segue da anni l'iter per la realizzazione dell'opera dal costo di 50 milioni di euro, ripartiranno. Come ci hanno detto, entro febbraio, se non dovessero riprendere, faremo un altro sollecito, un'altra riunione per capire qual è lo stato dell'arte. La ditta nuova Coedmar, che aveva in appalto il primo lotto di circa 6 milioni di euro, è entrata in una procedura concorsuale che si sta definendo in questo periodo con la cessione del ramo di azienda, in cui c'è compreso anche il lavoro che stava completando a Pescara. La nuova azienda che ha preso il lavoro è la Fenice, che dovrebbe proseguire l'attività entro febbraio per completare il primo lotto di lavori, a cui poi seguirà il secondo lotto, quindi il primo lotto di 6 milioni di euro circa, a cui seguirà il secondo lotto che è di 21 milioni di euro, che è già stato appaltato alla Sales, che sta ottenendo tutte le autorizzazioni, la VIA e la VAS, dovrebbe averle entro il 2024, perché c'è la VIA nazionale da portare a termine, in modo tale da poter cominciare i lavori entro il 2025, e parliamo del secondo lotto che porterà finito il molo nord fino alla diga foranea. Poi c'è un terzo lotto di lavori di circa 21 milioni di euro che riguarda il molo sud, per il quale sono a disposizione i soldi da parte dell'autorità di sistema portuale, ma deve essere ancora appaltato il lavoro e non può essere appaltato fino a quando non ci saranno le autorizzazioni complete. E poi, per definire il nuovo porto, occorreranno circa 35-40 milioni di euro che dovranno essere messi a disposizione dal governo attraverso l'autorità di sistema portuale per completare definitivamente il porto entro il 2030. Il progetto per la realizzazione del nuovo porto di Pescara prevede tre interventi distinti: la deviazione del tratto terminale del fiume con la costruzione dei nuovi moli, l'edificazione della darsena commerciale e infine la realizzazione del nuovo bacino peschereccio. Completati i lavori, il nuovo porto di Pescara avrà finalmente una nuova veste commerciale e soprattutto turistica, con un traffico principale di traghetti e navi per i turisti. Adesso aspettiamo che la Fenice, che è questa ditta che ha preso il posto della nuova Coedmar, riprenda velocemente i lavori del primo lotto per completarli.